chiediamo che chi venga a lavorare nel cratere abbia regole precise, abbia un trattamento di operai che sia consono ai contratti nazionali applicati e che questo poi venga certificato dalle casse edili, che sono, secondo noi, lo strumento più importante per generare sicuramente una sana ricostruzione. In questo numero dedicato alla ricostruzione, quasi 2 anni dopo, analisi e proposte del Lance Macerata, parla il presidente Carlo Risparambia. Un lavoro di squadra per una ricostruzione di qualità. La sfida della commissaria De Micheli. 2000 pratiche presentate su 50.000. L'emergenza non è finita. Occorre semplificare per il presidente della regione Ceriscioli. Il sindaco di Pieve Torina Gentilucci. Casette consegnate, ma resta l'emergenza da codice rosso. Dopo sisma e ricostruzione, le azioni delle 3 sigle sindacali. Ricostruzione. Il punto del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Maurizio Paolini.